Salve a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, questo giro con Raffaele Siri, che è riuscito con Snake Eyes a fare top 4 al nazionale settimana scorsa. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per preordinare la nuova espansione ragazzi. Usciranno i Fiangsmith, quindi io inizierei a fare un acquistino perché potrebbero essere interessanti, ve la butto lì. Quindi, ovviamente, se volete risparmiare qualcosa e avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa, ragazzi, per Junkstore, il miglior negozio, ragazzi, per trovare roba esotica. Hanno roba di One Piece e di Yuri, coreana e giapponese. Quindi, ovviamente, ragazzi, se volete fare un piccolo acquisto e supportarmi, trovate referral link e codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamolo entrare. Raffaele, grazie mille di essere venuto qua e aver deciso di partecipare a questo nuovo episodio del podcast. Mi fa molto piacere perché volevo, diciamo, avere tutta la top 4 a questo giro. Non sarà possibile per problemi logistici, però nel senso, almeno secondo, terzo e quarto li voglio sul canale. E guarda, a me fa veramente molto piacere che tu mi abbia invitato, quindi sono onorato di trovarmi nel tuo canale. Guarda, io non mi ritengo una persona né forte, né brava, né discutibilmente accettabile. Quindi chi meglio di te, che hai fatto top 4, Marco o Diego, potete raccontare effettivamente com'è il meta e come effettivamente giocare in maniera seria. Comunque, guarda, ti dirò la sincera verità, il meta è stato molto variegato al nazionale, anche se c'è stata una prevalenza di Snake Eyes che effettivamente era il mazzo più portato, però comunque era molto variegato a differenza dei meta zero. E dire che a me sembra tipo il meta dell'anno scorso, ma cioè, invece di avere altra roba che si ibrida con Kashtira, questo giro abbiamo Snake Eyes. Cioè, non c'è Ryzard, però cambia soltanto la tematica, almeno quest'anno non c'è uno shift del mobile. Hai ragione, mi sembra già un ottimo passo avanti. Vabbè, l'anno scorso, se posso dire, almeno i Mirror Snake Eyes, a differenza dei Mirror Kashtira, sono molto più skillati. Li trovai l'anno scorso che volevo portare proprio un Kashtira nazionale, però cambiai assolutamente idea, perché il Mirror Kashtira alla fine ti parte secondo, ha più vantaggio perché riesce ad alzare più facilmente le botte. Da prima il mazzo non fa assolutamente niente, però fa qualcosa, era simpatico, però chi aveva, permettimi il termine, chi aveva più culo rotto poteva andare avanti nelle giocate. Sì, ma a parte questo, visto che hai tirato fuori proprio il nazionale l'anno scorso, oltre questa top che hai fatto quest'anno, hai altre top nel corso degli anni e nel caso fai parte di qualche team? Allora, io faccio parte del team Legion e sfortunatamente, perché per me è stata una maledizione, ho due top consecutive, sia da dall'anno scorso che quest'anno, top 4 al nazionale, sia il 2023 sia il 2024, quindi è stata una gran sfortuna. Almeno quest'anno speravo di vincerlo, però sono stato buttato fuori amaramente. Vabbè, sono cose che capitano, comunque un gioco di carte, chi pesca meglio vince, cioè, tanto è 50 bravura, 50 culo, mettiamola così. Se permetti, questo giro ti posso dire che era anche un 70 bravura e il 30% fortuna. Giustamente il Muselli, cioè, dall'altra parte ha pescato meglio, fortissimo, giocatore bravissimo, non posso dire niente perché non è stato in grado di sbagliare nessuna mossa, mi ha alzato la bordo con una perfezione unica, assoluta, però anche le mani che si pescava erano incastratissime, quindi gli faccio ancora i miei più sentiti complimenti. No, sono d'accordo, aspetta, volevo dire una cosa intelligente ma non me la ricordo, vabbè, mi verrà in mente dopo. Allora, partiamo adesso con il report. Com'è andato il torneo durante tutti i turni e cosa hai fatto ovviamente in allora, guarda, la Svizzera è stata, cioè, io la Svizzera l'ho solo il D1 perché alla fine, cioè, il mio D2 era totalmente inesistente, perché io il primo giorno ho chiuso la bellezza di 8 con una patta, 8 vinte una patta, e i matchup alla fine sono stati sempre vari, cioè ho beccato tipo all'incirca 3 tempai, 4 mirror e ho beccato anche un Dinomorfia e mi pare pure un Melodius. Mi dispiace soprattutto per il ragazzo di Melodius, che lo saluto ancora tutt'oggi perché è un ragazzo simpaticissimo e lì ha avuto una sfortuna incredibile, perché doveva entrare anche lui in top, alla fine non riesce ad entrare. Però effettivamente i Mirror Snake Eyes, se permettete, cioè se permette
se permetti, alla fine io sono della convinzione che nessuno abbia saputo giocare in Rosnigard, perché comunque giocando per molto con il mazzo, cioè, mi sono trovato nelle situazioni che riuscivo a ribaltare board che effettivamente, se tirate bene varie interruzioni, dovevano essere impossibili da ribaltare. Però molte volte, con un po' di fortuna, con un po' di questo, cioè, mi sono ritrovato sempre a ribaltare la board. Tempai alla fine era un matchup facilissimo, perché alla fine io giocavo la versione pura, quindi non ho giocato la versione con Kashtira, e io giocavo fucio di extra. E la mossa che facevi nel momento in cui perdevi il dado e dicevano vai tu era fare fucio passo, e loro giocavano, facevano quello che volevano, ma alla fine vengono TK'ati, cioè, perché il turno dopo tu comunque giochi con tanto follow up in mano e con un fucio che è totalmente inalzabile, a meno che non giochi l'auto di main, però cioè, è molto semplice ribaltarli. E per lo più una cosa molto simpatica che mi è successa all'interno della Svizzera, io ho perso tutti i dadi, soltanto uno ho vinto contro un Tempai. Cioè, quindi è stata alquanto umiliante la situazione, oserei dire, però molto simpatica. Poi mi sono ritrovato all'interno della top 64, preso un Senegai, un ragazzo che alla fine se la cavava, simpatico, però effettivamente lì non posso dirvi niente perché ho avuto una botta di fortuna. Nella 32 invece ho preso un ragazzo che abbiamo giocato in future match, mi pare che si chiama Seraldo, simpaticissimo, giocava Labyrinth, che per me è uno dei miei mazzi preferiti, quindi lo saluto ancora tutt'oggi perché è simpaticissimo e per lo più giocava il mazzo per eccellenza. E 16 invece becco un altro Snake Eye, però lui sfortunato perché prende un game lost, perché ci fanno il deck check prima di partire la 16, e lui prende un game lost perché tipo avesse, mi pare che avesse rimasto una carta in più di main. Guarda un attimo e... su questa cosa, ho parlato con dei ragazzi che lo conoscevano, mi hanno detto che è due volte su due anni che gli fanno deck check in top e si prende game lost per qualche motivo, quindi un saluto, mi dispiace. Guarda, non lo so, però ti posso dire la verità, oserei anche flammarlo perché sono molto antipatico il ragazzo, un po' scorbutico nei miei confronti, perché giustamente prendi il game lost, non è colpa mia che l'hai preso, però il ragazzo giustamente più e più volte si cominciò a lamentare e cominciò a dire che io non sapevo giocare. No, okay, non è un atteggiamento corretto, nel senso, alla fine gliel'avessi chiamato te. No, almeno sarei stato io la causa effettiva del game lost, di dare ragione che potresti anche usare a dire determinate parole sulla mia persona, però già che tu le abbia dette e te ne sei andato là, la situazione sia finita là, è stata una fortuna, perché più e più volte è stato anche un po' cattivo nei miei confronti, però dettagli a parte lo salutiamo lo stesso. Comunque credo che sia stato dato la rabbia, quindi sì, noi non siamo persone che ce la prendiamo sul personale. Poi nella top 8 prendo un ragazzo simpaticissimo che giocava anche lui Snake Eye Kashtira, è stato anche sfortunato perché io varie volte, più e più volte, ho preso sempre la combinazione di permanib, la mia combinazione di carte era sempre permanib, quindi cioè non potevo lamentarmi, anche che andassi secondo non potevo lamentarmi. Ragazzo comunque perde sfortunatamente e poi arriviamo alla top 4, finisce la mia carriera da giocatore in top, perché effettivamente mi trovo a giocare contro Muselli, che può essere il vincitore nazionale. Game 1 parte lui e mi mette full board, cioè parto io, metto full board, però il mio errore è stato dato dal fatto che io ho tolto la terreno perché volessi metterlo qua Binger, non sapendo che giocassi Dark Lure di main, mi sono beccato un Dark Lure in faccia e non ho più potuto risolvere nemmeno Mascherena, quindi è stato un grandissimo meno. Poi anche la mano a fianco pesco 5 carte su 5 che effettivamente tutte facevano qualcosa, e il primo game si muore così. Il secondo game invece ho voluto azzardare la giocata di farlo partire primo e mi pesca mano fortissimo per andare primo, pesca 5 carte, tutte 5 carte per andare primo più talent, e io l'unica cosa che pesco per giocare fu Perma, Nib, di Abestellar e Sinful in mano, quindi riesco a buttare Perma, Nib, però poi perdo perché giustamente lui mi fa talent, guarda mano, vabbè, mi sono trovato la combinazione di carte che ho pescato Perma, Nib, però effettivamente non gli ha fatto niente, e comunque lui è bravissimo a giocare anche intorno a Perma, Nib, non so come se lo potesse aspettare, però comunque è stato molto forte. Poi alla fine mi ha tirato la talent mi ha tolto l'unica partenza che avevo in mano e niente, è finita così la partita, e lì è finita la top, sfortunatamente. Vabbè,
Dai. Oh, però comunque è un ottimo risultato. Mancava poco, però, nel senso, almeno non sei uscito i primi turni, dicevo. Almeno... Più o meno, perché purtroppo ne ho due di fila di questi risultati, quindi per me è totalmente una maledizione. Almeno, sì. Stavo dicendo che comunque avendo fatto 2 anni di seguito, top 4, cioè un secondo posto già mi avrebbe più gratificato piuttosto che lo stesso risultato dell'anno scorso. Sì, su questo ti do ragione, perché dici... Cavolo, dopo 15 ore arrivo lì, poi briccario, non avere la mano abbastanza forte è grave. Tocchi il sogno italiano, però niente da fare. Quando arrivi a quel livello... La speranza ce l'hanno data. Per dire, adesso c'è l'Italia che gioca, se esce subito, almeno dici non ho fatto schifo in finale, non ci ho fatto credere nessuno, vabbè. Comunque... Ci abbiamo provato. A parte questo, parliamo un attimo della decklist, perché comunque rispetto a Muselli e Diego che giocavano una versione folle di Snake Eyes Cash Tira, Marco che giocava Snake Eyes Cash Tira... Dire che la versione dei ragazzi, se permette, la versione di quei ragazzi, sarà molto bella, cioè alla fine è stata... pensata, è una bella lista, cioè lì non potrei dire niente su di loro perché effettivamente la lista che hanno fatto, non ti dico che sia una delle migliori che abbia visto, però bellissima. Comunque, parlando con Diego mi ha detto che al nazionale tedesco c'era uno che gliel'aveva deccata, quindi diciamo mi che... Mi pare che si chiamasse Kevin Cutter, una cosa del genere, cioè perché comunque ci siamo seguiti varie volte su Building Book e mi pare che anche lui, cioè che lui abbia proprio visto questa versione e gli piaceva, me lo disse proprio. Poi, ovvio, anche il fatto che comunque non fosse una decklist convenzionale t'ha un po' spiazzato nella partita con Muselli, perché trovarti un Dark Ruler in faccia, cosa che normalmente non, il mazzo non gioca, sicuramente... No, infatti sarà proprio quella una delle grandissime pecche. Cioè, avevo avuto la potenzialità di vedere già quella decklist in top, perché comunque l'ho giocato quando loro amico di Slash Kill Drain di Main, però il Dark Ruler non c'era ancora arrivato e quindi è andata male, molto male. E quindi, a parte questo, vorrei che mi spiegassi un po' la scelta della tua decklist e nel caso se c'è qualcosa che cambieresti adesso considerando come è andato il torneo. Allora, guarda, oserei dire che la decklist alla fine è una decklist molto standard, cioè l'unica cosa è che altri hanno provato a giocare ogre, cioè io ho giocato una lista full HT perché il mio intento alla fine era girare le HT, stoppare il mazzo e poi poter giocare io tranquillamente, che alla fine anche con soltanto Engine diciamo che il mazzo ha un ottimo going second, quindi non c'è da lamentarsi. Oltre la board ti becchi già ti becchi varie interruzioni in più e secondo me è fortissimo. Poi per lo più io non sapevo che ci fossero tutti questi Snake Castilla. Io sono andato per l'idea che il nazionale fosse una guerra di HT di Endrap. Quindi ho massimizzato tutte le Endrap giocando anche cross out, che effettivamente sia in mirror, che me ne aspettavo tantissimi come sono stati, e sia pure se avessi preso un rogue che avesse giocato tantissimo HT, io comunque avrei potuto giocare tranquillamente e poter fare il tutto, poter chiudere le combe e tutto il resto. Poi mi sono trovato anche nella situazione che effettivamente la cosa che più mi è piaciuta del mazzo per me sarà la side, cioè per me la carta che più ho utilizzato è stata il Pankatop, e è assolutamente fortissimo perché da solo riuscivo ad alzare mezza board dash, mezza board snake eye, perché tu lo cali e effettivamente si tira almeno 3-4 interruzioni, tra cui la mascherena e Apollusa che deve negare persino una volta, e quindi per me è stato utilissimo. L'unica cosa che mi pento è il momento in cui avessi saputo che comunque ci fossero stare molte più cose, molte più mazzi dall'altra parte, comunque giocavano molti più board breaker che HT, avrei preferito piuttosto giocare al posto delle cross out, avrei giocato tranquillamente delle roplet di Main, cioè l'avrei passata di Main e le cross out di Saudi. Side, perché molte volte mi sono trovato comunque con difficoltà nel alzare la board, anche quando giustamente era una board minima, però tu giochi soltanto HT, quindi per fermarlo non, cioè, lo fermi, però comunque se riesci a mettere la board comunque è difficile alzarlo, però per il resto le figurine più forti sono state di andando primo, sono state le Skill Drain, figurine assurde, stoppano il turno a tutti a meno che non vieni l'out, e io non mi posso lamentare per la decklist. Ok, più che altro
avendo girato i tavoli, ho visto alcune persone che giocavano la suora per i turni. Guarda, la suora ci avevo pensato, però semplicemente stavo dicendo che la suora è forte, però togliere tre spazi di side che ti possono dare una mano in tutto, ti possono coprire più matchup per il tempo, alla fine il mazzo non ha problematiche di tempo. Al massimo, se proprio avessi dovuto avere la possibilità di giocare qualcosa per il tempo, se avessi voluto giocare qualcosa per il tempo, sarei andato sulla cave Dragon, cioè alla fine avrebbe fatto la stessa identica cosa, soltanto che funzionava da prima. Però il mazzo, alla fine potevi con il mazzo potevi vincere tranquillamente con sia da primo che da secondo, cioè basta che lo sapevi giocare, basta che sapendo utilizzare, poi sapendo fare le varie mosse. Ok. Ma come mai alla fine hai deciso proprio di portare Snake Eyes? Cioè, a parte c'erano mille variabili varianti di Snake Eyes, poi c'era anche Tempai, ho visto tanti Labyrinth, oppure c'era anche Melodius. Allora, guarda, ad essere onesto, io volevo portare Labyrinth, perché essendo che comunque uno dei miei mazzi preferiti, gameplay mi piace tantissimo, e poi anche l'anno scorso l'ho portato, come già ti ho detto in precedenza, ho fatto top 4 con Labyrinth, è un mazzo che si trova nel cuore, però non reggeva il meta, fortunatamente non riuscivo a reggere Snake Eyes, perché nel momento in cui anche che riesce a tirare più e più volte un Daruma Cannon, Snake Eyes ha troppo vantaggio, è troppo veloce, troppa velocità, perché alla fine ha bisogno di più tempo per chiuderlo. Quindi ho provato tutte le versioni, poi ho provato tutti gli altri mazzi, Tempai e tutto il resto, però Tempai effettivamente, secondo me, è un mazzo sbagliatissimo da portare, perché nel momento in cui entri in top, sapendo che tu comunque giochi Tempai, personalmente ti fanno partire primo, cioè quindi ti darebbe già un grandissimo meno, perché il mazzo alla fine è buildato per andare secondo, e oltre ad andare secondo da primo non fa assolutamente niente, dovresti fare una corsa contro il tempo, quindi là l'ho levato, l'ho escluso a prescindere. E al massimo Melodius sarebbe stato carino, però alla fine ha le stesse potenzialità di Snake Eyes, però è lista più forte, cioè Snake Eyes è molto più forte nettamente sopra, perché gioca gli stessi flex, però è sempre più veloce. Poi per le varianti alla fine ho scelto la pura, perché come già ho detto in precedenza ho pensato che ci fossero tante guardie di HT, quindi non ero preparato al fatto che tutti quanti giocassero più Bod Baker che HT. Ma parlando sempre di Tempai, adesso uscirà anche l'espansione nuova, Info, e il meta cambierà totalmente. E poi il supporto non è per nulla male. Potrebbe fare, guarda, meglio? Cosa? Onestamente penso che Tempai effettivamente meglio di così non possa fare. Cioè, perché alla fine comunque sarà un mazzo buildato per andare secondo. L'unica cosa che uscirà tipo una sorta di poplar dei Tempai, sì. Però non so quando possa fare. La trappola sarebbe forte, però la trappola ti dà limitazione del fatto che tu non puoi passare con pallina, cioè quindi devi controllare soltanto mostri fuoco, il drago fuoco, cioè controllare soltanto drago fuoco non credo sia così forte, cioè perché comunque ti si viene alzata la board. E per il resto penso che un bel mazzo sia proprio Jubel, che esce con la versione nuova con i Fiendsmith, che comunque Jubel mo da questa espansione che è appena uscita ha preso grandissimi supporti, sì. Tipo come la fusione fortissima, secondo me una delle fusioni più forti attualmente in giro. Però essenzialmente il mazzo che si trova sopra alla fine è sempre Snake, cioè purtroppo non c'è un competitor valido attualmente, pure se uno volesse giocare Jubel non ne vale la pena. Sto testando attualmente post info, perché comunque il mio progetto è di andare all'europeo e sperando in una top fortuna, si spera una top 4 qui, spero che la maledizione venga in mio soccorso a questo giro, perché non sarebbe male, A questo giro non sarebbe male. Però per il resto l'unico mazzo effettivamente decente è Snake Eyes Fiendsmith, che Fiendsmith fortissimo, cioè alla fine ti danno sia grind che
che si rimischiano entrambe, si rimischiano tutto, e poi comunque danno giocate fortissime anche tramite Beatrice, che potrebbe uscire vari FDK e tutto il resto, e ti danno una polosa gratis da monocarta. L'unica pecca è che il troll nel prossimo formato sarà fortissimo, e quindi non ho idea di come sarà il prossimo formato. Penso principalmente sarà molto più skillato di questo, però sarà anche una sorta, ci vorrà anche molta fortuna nel prossimo. Ma più che altro, cioè, ok l'espansione nuova, ok quella che è uscita adesso, però bisogna capire anche cosa vuole fare Konami, nel senso, uscirà o non uscirà la banned, perché... Guarda, io sono del parere che non esca una banned, perché... Sono d'accordo. Cioè, perché tutti gli altri anni non è mai uscita, perché dovrebbe uscire proprio ora, rivoluzionando il gioco, 20 giorni prima. Tu già metti in difficoltà un giocatore che si trova in una situazione che comunque la boost esce una settimana dopo una settimana prima dell'europeo. Quindi già sarà comunque difficile trovarti, cioè, perché ti potresti aspettare molto. Alla fine la busta non sarà giocata in precedenza, sì, però comunque ti potresti trovare cose strane, cose un po' particolari senza nemmeno saperlo, e quindi già è un potenziale meno. L'unica fortuna è che, da come ho capito, cioè, ci sarà tipo l'NAVCQ, mi pare che si chiami, dell'America, cioè tipo l'europeo americano, che esce lo stesso, cioè lo fanno lo stesso giorno della busta, quindi già potresti avere una visione in più nel momento in cui potesse uscire qualcosa di più particolare, e potresti essere fortunato e sfortunato su entrambi i vari casi nel momento in cui vuoi portare qualcosa di nuovo. Ok, no, diciamo che tra virgolette ci va bene, perché almeno una mezza idea di come potrebbe essere il meta o come possono essere buildati i mazzi ce l'abbiamo. Su questo è l'unica fortuna, però è anche una sfortuna, perché già come vi ho detto, sapere casomai una potenziale tech che possa essere portata, casomai la portano dall'altra parte, è un gran meno, un grandissimo meno. Perché poi uno si cerca di giocarci intorno. E sì, diciamo, lì allora perdi un po' l'effetto sorpresa che potresti fare. Boh, vediamo. Ti auguro buona fortuna, perché sarebbe... Adesso che sia tu, che sia chiunque altro, se qualcuno riesce ad andare al mondiale, si fa. A voi, io spero, mo che non sia io, oppure che sia qualsiasi altro italiano, io anche sono contentissimo. Però se sono io sono ancora più contento. No, assolutamente, portiamo l'acqua al nostro mulino, diciamo di andarci noi. Però per il resto qua si spera soltanto nella maledizione. Perché giustamente l'evento europeo sarà una meta molto più difficile del nazionale. Sì. Diciamo, oltre che il nazionale, io effettivamente eventi grandi non ne ho fatti, ho fatto soltanto due volte il nazionale, cioè, e sono andati bene entrambi alla prima botta, quindi mo effettivamente penso che sia molto più skillato, perché vedendo che il nazionale lascia un po' a desiderare il livello di gioco, per l'europeo spero che si possa avere qualcosa in più. Guarda, ti do un'ottima motivazione per impegnarti. La carta che potresti vincere al mondiale vale almeno 30k, eh? Quindi con quella ti paghi il mazzo. Ti paghi anche... Questa è un'ottima motivazione, perché mo, se si permette una parola, qua dovrei andare a screditare proprio la Konami, perché effettivamente vedendo i vari premi che sono stati dati sia quest'anno che l'anno scorso, sono rimasto amaramente deluso, cioè, perché mi sono beccato, permettimi, non so, io ho visto che ci sono stati dei ragazzi che hanno fatto il set event, che hanno vinto la Giant Card. La Giant Card sta 4 volte in più il premio che io abbia preso. E comunque giocare 16 ore nel momento in cui ti stai giocando un main event, che dovrebbe essere la cosa principale, su cui tutti dovrebbero stare sull'allerta, sull'attenti per il resto, ti trovi che dall'altra parte uno che ha droppato va a prendere una Giant Card, prende più di te, cioè alquanto deludente, e soprattutto ti prendi abbastanza collera, se per me. Da quel punto di vista sì, però hey, si fa per passione. Perché sennò è gioco d'azzardo, assolutamente. Io ricordo che Konami ha contro il gioco d'azzardo. Poi sarei d'accordo nel dirti che andare contro il gioco d'azzardo, però si potrebbero migliorare un po' i premi, anche portando una stupidaggine, un esempio banale, anche se si potesse portare comunque una carta che ipoteticamente danno in una rarità qualsiasi, cioè che sia un esempio banale, un polverello ultra, che non so se sia ultra, però te lo danno soltanto nei vari eventi che ti puoi giocare, cioè già potresti fargli acquistare un valore, perché alla fine la Konami stampare una carta di una rarità diversa non gli costa niente, mo quest'anno tipo hanno fatto
prendendo la Minerva, modi di essere una Minerva Ghost insieme al tappetino, effettivamente quella carta in un futuro avrebbe potuto avere un valore effettivo e farti guadagnare, perché mo, da come abbiamo capito, tipo il primo posto, il primo e il secondo posto è stata una bazzicola. Cioè, il primo posto mi pare che si sia vinto un viaggio pagato per l'europeo, cioè 300 euro, ma niente, assolutamente niente. Ma raga, Muselli c'è una 2 di Switch, che ci fa? Fa piacere, ci può giocare parecchio, ci può giocare, ma poi ogni volta, ogni anno se la aggiorna. Poi Nintendo ha annunciato però la Switch nuova, è un po' un problema, io... ha avuto anche la sfortuna nella sua fortuna, perché ne ha due, però mo che esce la nuova, non avrà la nuova, cioè è stato persino preso in giro dalla Konami a questo giro. Però effettivamente, come si suol dire, uno gioca per la gloria, cioè io credo che mo, tralasciando il fatto dei premi, perché comunque ci sta, però comunque vedendo tutti i giochi di GC, Yu-Gi-Oh! Per me è il gioco migliore. Per i premi, comunque, molti giocatori hanno cambiato gioco, perché mo c'è stato un esempio banale, mo ti faccio l'esempio di One Piece, ci sono stati vari amici miei che comunque grandissimi giocatori, mo non so se tu abbia presente un Ciro Perno, un Giamato, che effettivamente comunque sì, erano sì, grandissimi sì, giocatori e hanno portato avanti la campagna per tempo, e adesso giocano a One Piece perché effettivamente Konami non dà una beata minchia, e invece One Piece almeno un premio ben retribuito te lo dà. Cioè, effettivamente una top 8 di un regionale di One Piece danno 500-600 euro indietro, cioè, non è male, permettimi, cioè, se uno dovesse guardare su questo punto di vista, personalmente guarderei sempre altri giochi, però essendo che comunque Yugi è uno dei giochi più skillati, più divertenti, perché comunque c'è un lavoro dietro, però non è male, su questo punto di vista non è male, dovrebbe migliorare, però stagli a parte. Il gameplay secondo me è il migliore, perché, cioè, parliamoci chiaro, sentirmi dire guarda ho perso da Topolino non è non mi sembra un gioco molto interessante. Il problema sì è i premi, che sono un po', forse se ti avessero dato un bel box d'OTS sigillato già, guarda, già sarebbe stato molto meglio, cioè alla fine io mi pare che abbia preso o 3 o 4 box di Leide, effettivamente. Anche l'espansione che è stata data è un grandissimo me. Per lo più, anche se io li voglio rivendere oppure li voglio sbustarli, devi andare bene per recuperare i soldi che, diciamo, ipoteticamente ti hanno promesso. Sì. Quindi mi sembra una bazzecola. E giochiamo per la... A sto punto oserei dire che tutti i giocatori di Yu-Gi-Oh! Giocano per la gloria, però ognuno è contento della gloria che gli viene data. Guarda, se avessero dato i box di rarity alla fine, dici vabbè, alla fine. Ma guarda, già non sarebbe stato molto meglio, perché comunque le box di rarity comunque riesce a ricavare qualcosa. Le box di Lede, mo soltanto i troni sono saliti per e forse Vaidra, che mi pare che siano ancora 10 euro, non lo so, sì, però non sta niente, cioè non sta assolutamente niente. Quindi domanda importante: che fine hanno fatto questi box di Lede? Ti dico la verità, sì, io onestamente li ho regalati al mio capo team, perché giustamente il mazzo me lo dà lui, quindi oltre che ringraziare tutto il resto non gli posso dire niente, quindi io effettivamente ho giocato proprio per la gloria. Guarda, però lo saluto ancora tutt'oggi, Fabio Di Lieto, ragazzi, se siete ogni tanto interessati a scoprire nuove decklist della mia persona, mi trovate sul canale del Team Legend. Guarda, probabilmente regalandogli quei box di Lede gli hai fatto più un danno che un favore, considerando ottima espansione Lede. Però sai, prossima volta impegniamoci un po' di più, tipo, non dico un Agov, ma un Bode, un Pote, cioè, sono delle ottime espansioni. Grandissime espansioni. Vuoi sapere qual è la cosa più divertente? Queste espansioni escono sempre pre-europeo, quindi no, o si cambia la data del nazionale, oppure si cambia proprio la conformazione delle uscite. Cioè, perché trovi sempre la stessa situazione, che pre-europeo escono i mazzi più forti. Cioè, esce l'espansione che darà un nuovo modo di giocare la prossima, cioè di dare il prossimo metodo. Quindi l'unico evento dove praticamente si potrebbe plassare in qualche modo, secondo me, sarebbe proprio l'europeo sto giro, perché già quando ti siedi comunque
ti danno un tapperino, che è un qualcosa di denari, sta, e poi se vinci almeno vai al mondiale, la si gode, al mondiale si gode. Alla peggio, anche se perdi al mondiale, comunque quest'anno, se non ricordo male, lo fanno in America, quindi nel senso, una bella vacanzina in America tutto spesato, me la posso accollare come... Ma guarda, dico la verità, mi pare che, come sappia io, mi pare che soltanto il primo fa tutto spesato, per il resto gli altri sette mi pare di no. Vabbè. Non lo so, però meglio di niente, li recuperi appena li siedi. Beh, non è male, se ti danno le carte giuste, se fai le giocate giuste, anche torna a casa col premio non è male, ma vabbè. Ah, boh, se riesci a tornare al premio a casa col primo posto, là sei sponsorizzata a vita, quindi là stai a posto, là ti sei salvato la vita. Raffaele, grazie mille per questa intervista, mi ha fatto molto piacere parlare con te, anzi ti auguro i migliori auguri, cioè ti faccio i migliori auguri per l'europeo, come l'ho fatto anche agli altri, però devo farlo a tutti, altrimenti quello che vince non torna. Ah boh, non ti preoccupare, allora facciamo una cosa, io ti prometto che appena farò top 4 all'europeo sarò di nuovo qui. Guarda, allora, perché Muse può essere non viene, quindi sì, auguri per Muse, ma un po' meno. Per tutti gli altri, ragazzi, fate meglio che potete. L'importante è che mettete il cazzo in fronte ai tedeschi. Se fate questo, per me avete già vinto. Non ti preoccupare, allora porterò avanti la tua filosofia. Grazie. Allora ti auguro una buona serata e sarà un vero piacere stare con te nel canale. Ci sentiamo alla prossima top. Va bene, ok. Ragazzi, anche grazie a voi per aver seguito anche questo episodio. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.